L'indagine condotta dai carabinieri ha consentito di attestare la verosimile appartenenza di due indagati alla famiglia mafiosa Cappello Buonaccorsi, nonché di delineare il ruolo rivestito da un altro indagato nello scacchiere del narcotraffico catanese, perché come un vero e proprio broker riusciva a immettere sul mercato ingenti quantitativi di droga, anche provenienti dall'estero, di cui 350 kg sono stati sequestrati, per poi rivenderli anche a consorterie mafiose contrapposte fra loro.